Siamo una squadra, giusto? Non ci farebbe male aggiungere un po' di sofisticatezza ai nostri affari. Noi dobbiamo trovare un altro modo per sistemare i soldi. Ehi, ragazza, questa roba è forte. Lo vendi? Senti, conoscerai tante persone ricche, potresti mandarle qui da me. E questo cos'è? Una mia cliente non aveva contanti e mi ha pagato con quello. Nate mi ha detto che lei ha dei problemi di liquidità. Beh, i miei affari non sono affar suo. Forse non adesso, ma penso che potremmo darci una mano a vicenda. Quindi, d'ora in poi, quando ci sarà un contratto, io suggerisco di comprare arte da questa lussuosa galleria artistica gestita da una giovane donna che tratterrà una parte ragionevole per sé e a noi staccherà un delizioso e pulito assegno. Dov'è l'opera? È proprio necessario. Certo che è necessario, mi serve qualcosa da vendere. Chiamerò il mio uomo, gli dirò di prendere i pennelli e di inventarsi qualcosa di buono. Cosa dovrei dipingere? Se vuoi fare i soldi, devi dipingere qualcosa. Va bene, dipingerò qualcosa. Diamine, ma questa è una schifezza. Beh, ha una sua estetica. Mio figlio di 5 anni saprebbe fare di meglio. È proprio questa la sua bellezza deficiente. Questo orrendo affare schifoso qui, che sembra un puffo con la diarrea, si può vendere a $1,000,000 e quelli del fisco non batterebbero ciglio. Bagman. Bagman? Raccontami tutto di Bagman. È una critica d'arte. Scriverà un articolo su di me. Quando sento un no, desidero quella cosa ancora di più. Questa cosa dovrebbe essere una facciata. Significa tenere un profilo basso. Perché serve che te lo dica? Così non va bene. Sapevo che il riciclaggio era un crimine, ma l'omicidio... Mi dispiace, non abbiamo nessuna opera di Bagman a disposizione. C'è una lista d'attesa davvero lunga di collezionisti. Ogni persona ne vuole uno. Non potrei mai dire che sia bella come opera. Ecco, mi fa proprio sentire sporca.